Ciao Raffaele, oggi decklist super spicy, quarto posto, che portavi e contro chi hai vinto? Bel Kaioshin. Ho vinto contro Koala, contro Cyber Angel e contro... Waking the Jar. Contro Waking the Jar. Poi ho perso contro il City, contro Crystal Beast e contro Abbandono. Come Dai. Skill, giocatore delle profondità. La skill che porta sulle sue spalle l'intero mazzo. Quando Kaioshin sul mazzo, questo bel mostrone di livello 5, 1800 acqua, posso aggiungermi dal deck alla mano una Umi o una zona leggendaria che prende il nome di Umi. Mi mostri acqua, sono immune agli effetti delle trappole. E quando lo vieni sotto in qualsiasi modo, che sia in battaglia, che sia per effetti di una carta, mi vesco le carte, che mi permette di ciclare ed andarmi a ritrovare risorse. Poi accanto a lui giocavo due pescatori leggendari numero 2, che assieme a lui, diciamo, possa essere citati con l'oceano leggendario. Questa qui è un effetto dei mostri, e quando va al cimitero poi mi mette giù la mano un mostro di livello 7, che è questo, è Levia Dragone Dedalo, che quando viene può spaccare un mistero terreno, benedice tutte le carte sul terreno. È un'opzione, diciamo, che può essere usata in casi diciamo problematici o per poter, diciamo, assicurarsi una vittoria per cui il mastro l'avversario. Poi si gioca ovviamente triplo un oceano leggendario, ma carta fondamentale per il mazzo, perché mi va a scottare sia che Yushin, sia il pescatore, sia questi qua di un livello. Posso che è normal sia che Yushin che il pescatore senza tributi, lui con un tributo in meno. E tutti hanno 200 di attacco di difesa in più che non fanno mai male. Per consistenza c'è triplo arte dell'evocatore, che permette di andare a pescare un Kaioshin dal deck senza difficoltà. Doppio scambio di anime per andare a tributare più facilmente Kaioshin se non sia la terreno, per spaccare mentre qualche mostro stesso dell'avversario, anche se sotto Umi lui si è livello 4 e quindi si può tributare solamente il Dedalo. Triplo Book of Moon, perché è sempre il Book of Moon, ha un'utilità devastante sia in modo offensivo sia in modo difensivo sia per proteggere le proprie carte. E poi un set di mostri trappola, due rispecchia palude che posso trasformare in un mostro con 1800 di attacco, rendere tributo acqua e quindi, diciamo, fare prendere 200 di attacco e renderlo un 2000-1002. E Teschizoma è devastante, rallenta un sacco i mazzi e ti difende al meglio. Come side invece ho giocato un defusione, che è utile contro diversi tipi di mazzi, fra cui XYZ Union, qualche altro eventualmente un Waking the Dragon o simili, che inaspettatamente si è ritrovato utile. Doppia espressione scudo, aiuta contro mossi dettati, aiuta contro DD Warrior Lady, può tornare utile in qualche caso di limite con Book of Moon per poter andare a spaccare qualcosa. Uno sconto mentale per pensare a Cyber Angel e ai vulcani, che ridono sempre. Questa carta che mi ha fatto vincere due partite da sola, il sigillo antimagia, che permette di negare una magia e permette che la magia non si giochi più, ha rovinato un match a un Cyber Angel, visto che io ho giocato contro, e addio Cyber Angel. E infine uno State Flush per quel matchup in cui sapevi di backlog e tu io veri poi con colpo solo. Perfetto. Decklist super spicy, complimenti.